E benvenuti quest'oggi su Squad Buster! Esatto, il nuovissimo gioco da Supercell. Sono ad un livello 8 come Tigrotto e abbiamo un sacco di premi da ritirare. Beh, allora, se non conoscete questo gioco, è tipo Brawl Stars misto a tutti i capolavori della Supercell. Nulla, hanno fatto questo gioco molto bello, ci ho iniziato a giocare e ora abbiamo dei bauli incredibili! Ok, questo è comune, quindi non dovrebbe uscire chissà che. Ok. I polli, ok? E abbiamo anche ottenuto questo, che è un potenziamento. In più il baule epico, ora subito grande. Baule epico grande, vediamo. La strega, esatto. E più 10.000 monete. Ok, abbiamo sbloccato a quanto pare anche, boh, esatto. Addirittura ho sbloccato la nuova isola, sì, la nuova mappa intendo dire, esatto. Sembrava un'isola, quindi ho detto isola. Beh, allora, in questa nuova arena possiamo trovare nuovi, chiamiamoli brawler, ma non sono brawler. Quindi in questo caso lui è un brawler e abbiamo trovato, boh. E nulla, per ora abbiamo sbloccato solo queste cose. Poi, arrivati qua, sbloccheremo Shelly. Poi, insomma, altri bauli, nuove cose, molto interessante. Nika, sì, Nita, insomma, e in più l'arena royale, fino ad arrivare poi a una certa a sbloccare. Inoltre, prima, chiamiamoli brawler, altri brawler, forse poi, prima o poi, arriveremo anche qui, nella Lega delle Squadre, dove si potrà competere. Ecco, il mio obiettivo è arrivare lì. Perché mi sta facendo il tutorial? Non ho bisogno del tutorial. Aspetta, invece sì, ho bisogno, perché comunque ho iniziato a giocare da poco. Le chiavi, a cosa servono? Con le chiavi potrei aprire gratuitamente un baule in battaglia. Ok. Ok, io ho capito. Con questi possiamo ottenere dei bauli a gratis in battaglia. Di norma si possono aprire con un tot di monete, esatto. Ecco, ci troviamo in distese polverose. E il power up in questione sarà avvio confusione. Iniziamo con i barbari. Eccoli, loro cattivissimi. Ok, aspetta, mi stavo un attimo addormentando. Iniziamo a sconfiggere questo robot. Ok, lui potentissimo, noi un po' meno, ma l'abbiamo distrutto. Ok, questa partita la dobbiamo vincere. Ok, prendo proprio Bo, che è stato sbloccato da pochissimo. E abbiamo anche la furia. Ok, iniziamo ad andare verso il centro, perché lì, beh, sapete, succedono cose epiche, al centro succede sempre di tutto. E prendiamoci un altro boh, perché? Boh, perché? Beh, non scherzavo, beh. A parte gli scherzi, perché è molto molto forte. E in più potrebbe servirci in... Aspetta, ok, bene. Che cosa ho evitato? Ora abbiamo anche uno in più, scherzavo, anche lui ha uno in più. Però, con l'intelligenza, sai cosa potremmo fare? Potremmo sbloccare con la chiave. Scherzavo, Ah, no, sono arrabbiato. Ah, non mi puoi uccidere. Scappo. Ok, amici, ce la possiamo fare? Ok, mi fermo un attimo per prendere lui. Ok, ce l'ho fatta. Ok, ne abbiamo uno in più. Ok, lui potrebbe distrarlo. Esatto, sì, bravo, distrai. Distrailo. Distrailo. Oh, comunque lui ha rotto proprio. Ma guarda un po', ma guarda sto grandissimo. Ok, ok, adesso un altro ancora che ci targeta. Ma perché? Sono un povero piccolo barbaro. Ok, che vuole vivere, sopravvivere. Ah, lasciatemi scappare. Prendiamo, oh, il primo. Ok, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Siamo ormai quasi morti. Non importa, non importa, non importa. Mi vendicherò dall'aldilà, sappilo. Questa volta iniziamo dalla gallina, perché la gallina fa coccodè ed è molto veloce. Ok, vai, vai, guarda con quel becchetto, povero, povero lui, scheletro, ha perito per mano di una gallina, una mezza gallina. Beh, insomma, è un pulcino, esatto, ancora in fasce, non scherzavo, ancora nell'uovo, esatto. Allora, prendiamo Greg, in questo modo riusciremo a tagliare un po' di alberi, che questi alberi ci daranno, esatto, monete, gemme. E prendiamo anche il primero, ok? Da il primero iniziamo poi ad andare verso i mini boss, i boss verso il centro, insomma, a prendere altre gemme. Se riusciamo, voglio fightare contro qualcuno, perché abbiamo, ok, la possibilità di ottenere altre gemme e poi in primis, vabbè, fare fuori la concorrenza. Ovvio, mi sembra ovvio. Finalmente il barbaro. Mi piace davvero un sacco usare il barbaro in questo gioco, perché è veramente forte. Ecco, eccolo, eccolo, guarda, guarda, guarda come è pronto a taggettare noi. Guarda, ecco, te pareva. Lo sapevo. Uso la bomba! Ok, bene, bene. Ora dobbiamo scappare, ora dobbiamo scappare. Possiamo farcela. Uso il cannone, vai! Scappa, 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 scappa! Ecco, questo ne è un altro ancora. Ti pare? Ok, forse lo uccidiamo! Zitti che lo uccidiamo!
Prendilo! Sì, l'ho preso io! L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! Sì, abbiamo fatto il nostro primo duello! Prendiamoci anche Dynamite, ok? Bene, con lui avremo delle partite belle esplosive, ok? Ok, continuiamo. Tra l'altro, è importante anche usare le fusioni in questo gioco. Per farle però abbiamo bisogno dello stesso Brawler! Sì, continuerò a chiamarli Brawler. Ditemi nei commenti se effettivamente posso chiamarli in questo modo, oppure, boh, hanno un altro, boh, c'è un altro termine per definire questi esserini in miniatura, insomma, vabbè, sì, sembrano in tutto e per tutto dei brawler. Ok, allora, c'è qualcun altro che ha iniziato a targettarci, a quanto pare? Vabbè, ok, distruggiamo questi boss, continuiamo a prendere roba. Potremmo fightare contro di lui? Sì? Sì che potremmo! Potremmo e come, amici? Potremmo! Sì, ci siamo, manca pochissimo! Dove andare? No, non mi scappi, ormai sei mio! Ormai la vittoria è mia! Ok, tra l'altro siamo secondi. Ok, potremmo iniziare ad usare anche una bomba ora. No, dove l'ho lanciata? Perché l'ho lanciato di là? Let's go! Siamo riusciti finalmente ad uccidere quel tizio. Beh, ci è voluto un bel po'. Si vede che aveva un, non so, un brawler difensivo. Insomma, se non sbaglio, il brawler difensivo è... Oh no, il tigre! Sono io il tigre, insomma, tigrotto il tigre. Beh, avete capito che sarebbe tipo il primo versione tigre, veramente assurdo. Nel frattempo, come avete notato, ci stiamo un po' giocando la partita dietro le quinte, insomma, girando lungo il perimetro di questa arena. E mentre gli altri si lottano, insomma, litigano tra di loro, io mantengo il secondo posto. Ecco, è effettivamente una tattica da non trascurare, insomma. E io voglio comunque arrivare tra i primi. E se non vincere, quantomeno essere in vetta. Ecco, l'importante è mantenere quella vetta. Ok, eccolo, è il tigre, bellissimo. Comunque, immagino sia arrivato lui primo. Beh, con quel brawler credo che sia ovvio. Ok, alla fine siamo arrivati terzi, per pochissimo. Non capisco come, perché c'è scritto secondo. Vabbè, all'ultimo forse. E ora andiamo nel pass delle gemme, dove dovremmo sbloccare, ok, il baule raro, che potrebbe, magari, ma no, ma dai, poteva diventare enorme, e invece... Oh, ok, grande! Poteva essere grandissimo, però vabbè, va bene lo stesso. 5 per di dottore. Beh, va bene lo stesso. In realtà, però, ancora non ho sbloccato il domatore di cinghialetti. Ok, vediamo cosa esce nel baule epico. La strega. Che non è male, non è male. Fatemi sapere voi cosa usate. Comunque, ho visto il tigre! Più 10.000 monete! Ci siamo quasi! Manca davvero pochissimo per sbloccare il tigre. Come potete vedere qua, sono 3 utilizzi gratuiti, esatto. Utilizzi, quindi non possiamo usarlo sempre. Infatti, vedi, mega personaggio. È tipo la mega evoluzione dei Pokémon, non so se avete presente. E questi invece sono addirittura per 6! Credevo fossero per 3, invece per 6. Però bisogna shoppare. Quanto costa? Vediamo, super... 6 euro. Potrei anche pensarci. Magari lo shopperemo la prossima volta. Nel frattempo facciamoci un'ultima partita. Quindi pregate per me, perché questa volta vorrei cercare di arrivare in prima posizione. Sì, e poi abbiamo anche il per 2 di bauli. Ok, vari degli scontri. Invasione del robot talpa. Cosa c'era scritto? Ah, mega talpa. Ok, avevo letto bene, solo che non è un robot. Ma, ok, io preferisco il barbaro a boh. Onestamente, sinceramente, magari mi sbaglierò. Però, ok, prendiamoci un attimo quest'altra monetina da questo piccolo scheletro indifeso. Ok, let's go. Prendiamoci questo baule che ci darà un altro barbaro. E noi quindi lo prendiamo perché abbiamo intenzione di fare la big fusione. Magari se non ora, ben presto, insomma. Ok, saprei ruttare. No, se n'è andato. No, non credevo ci avesse tipo l'abilità di fare una roba del genere. E vabbè, amici, che ve lo dico a fare. Lo faremo appena ne vedremo un altro. Un altro barbaro in più, let's go. Chi è che mi voleva picchiare, eh? Chi è che ci sta bullizzando? Non vi preoccupate, li faremo vedere noi, ok? Ok, c'è la mega talpa qui al centro. Eviterei di combattere al momento, o almeno al momento per ora contro di lei, perché sembra veramente un qualcosa di assurdo. Rubiamo le gemme? Sì! No! Sì! Ok, ha funzionato, scherzavo. Ok, ci stanno tra là? No? Aspetta, potremmo uccidere lui? Ah no, vabbè, se n'è andato, scherzavo. Ok, prendiamoci anche bro... Non ho capito nulla. Cosa succede? Succede che ci stavano facendo fuori. Ok, prendiamone un altro e scappiamo un po'. Qui ci sono dei bowli rari, quindi... Quindi dovevamo trovare un qualcosa di raro, invece c'erano dei brawler comuni. Vabbè, allora, continuiamo ad andare verso il centro. Ci sono ancora
le megatalpe qui. Ok, evidentemente la gente ha paura di lottare contro quella megatalpa. È così forte? A quanto pare sì. Cioè, beh, in realtà è ovvio che sia forte. Cioè, si vede. È qualcosa di megalitico. Ecco, e potrebbe farci non poco male. Ehi, boh, torna qui. Ok, prendiamoci un altro... Mie, settimo, sesto posto. Ancora uno sforzo. Vai. Ammazziamo gente, ho bisogno di monete. Vai, Bowl epico. La regina degli arcieri. Beh, in realtà avrei voluto di più il re barbaro. Fa nulla, va bene lo stesso. Quinto posto, allora dimmelo che sei. Avevi capito. Allora, andiamo verso il centro. Un altro mega incredibile lui, Talpus. Ok? Proviamoci. Distruggiamolo. Ok, ragazzi, o la fa o la spacca. Però se riuscissimo ora a farci... Sì! Scappa con tutte queste gemme. Almeno il quinto posto sarà mio. Ok, bene. Prendiamoci un altro. Scappa! Non importa. L'abbiamo preso. Ok, bene. Continuiamo di qua. Ok, almeno nei primi 5. Almeno nei primi 5. 10 secondi. Riusciremo o meno? Riusciremo o meno? Ok, quarto. Ok, no, allora sei cattivo. Ok. C'erano delle gemme che mi potevano servire per arrivare al quarto posto. Comunque, quinto posto, ok? Siamo partiti che eravamo all'ottavo. Siamo riusciti a recuperare. E per poco riusciamo anche ad entrare nel quarto posto. Vabbè, sono soddisfatto più o meno. Però dai, poteva andarci molto peggio. Ci portiamo a casa 86 gemme. Che purtroppo non ci basteranno per prenderci il tigre. Però lo faremo la prossima volta su Squad Buster.